Cambio della guardia alla caserma Pasquali, dove nel corso di una cerimonia il tenente colonnello Francesco Cameli ha ceduto il comando della storica unità di alpini abruzzesi al pari grado Mario Bozzi. Nel corso degli oltre 2 anni di comando del tenente colonnello Cameli, il battaglione L'Aquila ha svolto molteplici attività, addestrative ma anche operative, che sono culminate nel secondo semestre del 2017 con la missione in Libia, denominata Ippocrate, a protezione dell'ospedale militare di Misurata. In Italia il battaglione è stato invece impegnato nell'operazione Strade Sicure, lavorando in concorso con le altre forze dell'ordine nella città di Roma e in altre località, nelle zone colpite dagli eventi sismici in centro Italia, proseguendo pure l'addestramento della specialità alpina sulle montagne abruzzesi. Il tenente colonnello Mario Bozzi, invece, proveniente dallo Stato Maggiore dell'Esercito, può vantare una vasta conoscenza del tessuto sociale abruzzese e della realtà in cui operano gli alpini del battaglione, per aver in passato comandato all'Aquila la 264esima e la 143esima compagnia. Tra l'altro, il tenente colonnello Mario Bozzi è stato uno dei primi alpini ad intervenire dopo il terremoto dell'Aquila del 2009.